Oggi siamo in piazza per celebrare la 19ª giornata nazionale Abbio. È un evento molto significativo per il mondo Abbio. È il momento in cui i volontari scendono in piazza per incontrare la cittadinanza e per raccontare quello che fanno ogni giorno accanto ai bambini ospedalizzati e alle loro famiglie. E noi siamo qui proprio per raccogliere fondi che serviranno per portare nuovi volontari in ospedale e anche per ovviamente acquistare tutto quello che può servire per le nostre attività. È una giornata significativa ed importante perché raccontiamo il nostro servizio formato e qualificato che da 45 anni, dal 1978, sta a fianco ai bambini in ospedale. Siamo molto lieti perché insomma la gente ormai ci conosce e quindi apprezza il nostro servizio e viene a trovarci. E vogliamo condividere con loro e anche con i bambini questa meravigliosa festa. Ai bambini riserviamo tanti giochi, palloncini e agli adulti, oltre al nostro cestino di pere che è il simbolo della giornata, offriamo tanti gadget che abbiamo realizzato con i volontari e i bambini in ospedale. Ecco, vogliamo tanti giovani volontari che si prestano a questo. Un segnale forte. Sì, per fortuna abbiamo un buon riscontro di persone che desiderano diventare volontari. Certo, non è facile perché non basta solo la buona volontà e la disponibilità, bisogna avere delle caratteristiche particolari, però grazie alla nostra formazione, che noi diciamo lo teniamo come il nostro fiore all'occhiello perché ci vantiamo con soddisfazione di portare in ospedale volontari formati e qualificati, per cui possono rendere un servizio in un ambiente così delicato, molto diciamo indicato e molto specifico. Ecco il vostro sorriso ai bambini. Sì, infatti, noi siamo i volontari del sorriso, perché a volte non servono molte cose, molte parole, molti gesti, ma basta uno scambio di sguardi, un sorriso, il tendere una mano, un ascolto attento e partecipe, soprattutto per i familiari, e questo per loro è un grande aiuto e un grande supporto.